per non perdere aggiornamenti o post di Facebook, per gustarsi un film o una puntata di una serie TV sotto l'ombrellone, per risolvere un'emergenza lavorativa, per scatenare l'invidia degli amici a casa con una videoconferenza magari giusto dalla spiaggia. Serve banda per tutto questo e a Bibione la potenza della fibra è arrivata fino a ridosso del bagnasciuga per un servizio che consentirà a sempre più turisti di rimanere costantemente online. Un progetto complesso e sviluppato tra il 2015 e il 2016 da Bibione Spiaggia e Infracom, responsabile della tecnologia e dell'installazione. Noi per nostra finalità imprenditoriale andiamo ad agire in particolare sulle aree industriali e abbiamo elaborato un piano per cablare in 5 anni 150 aree industriali. Eccezionalmente nell'area di San Michele al Tagliamento, in particolare a Bibione, abbiamo trovato una realtà turistica organizzata come una vera e propria realtà industriale che ha manifestato il proprio fabbisogno di banda ultralarga per servire al meglio i propri clienti. Infracom ha perciò deciso di investire in quest'area, realizzando un'opera che è stata una vera sfida dal punto di vista anche ingegneristico. Per far questo abbiamo realizzato due anelli, uno in fibra direttamente a ridosso della spiaggia e un secondo in modalità green all'interno della spiaggia stessa, utilizzando i capanni che sono stati messi a disposizione dalla società che gestisce le spiagge di Bibione, che con lungimiranza ha pensato di fare questo tipo di investimento. Società avviata nel 1994, Bibione Spiaggia attualmente è sostenuta da 200 azionisti tra enti pubblici al 30% e operatori turistici privati per un modello di gestione collettiva di un patrimonio unico. Più di 5 km di arenile, 400.000 metri quadri di spiaggia, 18.000 ombrelloni, 36.000 lettini, decine e decine di strutture all'avanguardia capaci di attrarre 6 milioni di turisti ogni stagione. Ecco così un nuovo progetto d'eccellenza. Abbiamo iniziato un percorso 2 anni fa dove abbiamo quindi progettato l'intera infrastruttura, un'infrastruttura molto importante, l'abbiamo progettata, valutato tutti gli aspetti, allestito degli access point di alta tecnologia perché devono supportare centinaia e centinaia di utenti in ogni punto. Bibione nel suo complesso, cioè il comune, è certificato EMAS, ma la Bibione Spiaggia ha proprio la sua certificazione EMAS ambientale, quindi, e questo ne andiamo orgogliosi perché in Europa siamo il primo stabilimento che ha questa certificazione. E questo perché l'ottica di Bibione e noi che ne rappresentiamo chiaramente una realtà importante va nell'ottica green e della salvaguardia dell'ambiente. Così come il progetto sviluppato con Infracom, capace di accontentare tanti turisti italiani ma anche e soprattutto stranieri per l'abbattimento dei costi per la connessione e del roaming.